Ivan, Padova si dimostra una città assetata di pallavolo e si è visto dall'entusiasmo. Sì, si è visto, il palazzetto era bello, bello carico, il palazzetto è bello, la gente è bella, quindi Padova d'altronde sarà sempre risposto presente, sempre risposto bene per la pallavolo, quindi è stato un piacere, diciamo che è durata poco, però dai, come partitella ci stava, come bagno di folla ancora di più. Senti, guardando tecnicamente la partita di questa sera, cosa secondo te è andato bene, cosa è mancato e cosa magari si spera di fare per l'altra amichevole che sarà fra pochi giorni? Ma onestamente siamo stati un po' arrugginiti perché non giocavamo una partita ufficiale o comunque neanche in allenamento, facevamo troppo gioco reale, nel senso con questo sistema di punteggio, quindi ci abbiamo messo un po' a entrare in campo, abbiamo fatto bene, secondo me battuta la fase break è andata abbastanza bene, in difesa possiamo fare ancora meglio, però siamo stati bravi, e qualche imprecisione soprattutto da parte mia, quella è da limare perché non sono contento di come ho giocato, quindi penso che questa settimana dovrò rimettermi in carreggiata. Senti, poi scatta il mondiale. C'è più voglia da parte degli italiani di vedere questa nazionale vincere o c'è più voglia da parte della squadra di vincere? Più voglia della squadra di vincere è difficile averne, difficile. Penso e spero che gli italiani vorranno spingerci verso un grande sogno. Onestamente mi aspettavo che se ne parlasse un po' di più di questo mondiale, è un po' così, sotto traccia ancora, però dai. Adesso penso che Padova ha risposto presente, Roma è sold out, Firenze è sold out, quindi vuol dire che l'attenzione c'è e la gente si farà trovare pronta. Grazie, bocca al lupo. Grazie. Grazie.